Quali dispositivi di protezione indossare quando un paziente sia sospettato di aver contratto il virus Ebola? Come gestirlo? Dove trasportarlo? Al pronto soccorso oppure direttamente all'unità operativa di malattie infettive? Quelle che alla maggioranza degli spettatori possono sembrare tutta il più curiosità di cui discutere nei ritagli di tempo, sono in realtà domande che si pongono il personale del 118 e con tutta la probabilità delle altre realtà che si occupano di pronto soccorso. Perché ad oggi la direzione del 118 non ha emanato alcuna istruzione operativa sul comportamento da tenere in un caso sospetto, tanto che gira persino la voce che si dovrebbe isolare il paziente in attesa dell'arrivo di equip specializzate provenienti da Milano la questione non è affatto di lana caprina e l'ha messa giù nero su bianco la segreteria provinciale dell'UGL in una nota dove si ricorda che il personale ospedaliero ha già ricevuto tre settimane fa circa istruzioni scritte precise e dettagliate ma dove si sottolinea che sebbene la possibilità di imbattersi in un caso di ebola sia al momento assai scarsa comunque non è infrequente che il 118 soccorra marittimi su navi che provengono anche dall'Africa. L'UGL chiede dunque che corrette e chiare istruzioni in tal senso vengano vengano emanate il prima possibile.